Buongiorno a tutti, benvenuti alla terza lezione di dizione. Oggi iniziamo dalla 5. Termini sdruccioli con accento sulla terz'ultima sillaba quando nella stessa si venga a trovare la e tonica. Esempio: atletica, amletico, bellico, celebre, celere, enfasi, epoca, lettera, lievito, medico, pecora, preside, venere. Eccezioni: a parole terminanti in evole, durevole, b medesimo, c aggettivi astratti in esimo, quaresima, tranne cresima, b parole terminanti in efice, pontefice, orefice, e derivati dei verbi vendere e scendere, rivendita, discendono. F, termini isolati: credito, cenere, bettola, crescita, debole, debito, discepolo, domenica, fegato, pentola, semplice, vedova, vergine, vescovo. Regola numero 6: nei suffissi in edine. Esempio: salsedine. Regola numero 7: desinenze del condizionale dei verbi alla prima persona singolare e alla terza singolare plurale. Esempio: avrei, avrebbe, avrebbero. Ottava regola: terminazioni in ello, a, ie. Esempio: asinello, bello, bidello, cappello, fratello, martello, iella, sorella, scodella, pelle, mammella, zitella. Eccezioni: quello, quella, quelle, quelli, dello, della, nello, nelle, capello, stella. 9. Terminazioni in endo, a, i, e. Esempio: io appendo, che io appenda, avendo, cadendo, fingendo, volendo, leggendo, vestendo, azienda, ammenda, benda, commenda, faccenda, leggenda, tenda. Eccezioni: vendo, scendo. Regola numero 10: terminazioni in enne, ennio, ennio. Esempio: decenne, ventenne, trentenne, decennio, ventennio, millennio. Per questa lezione ci fermiamo qui. Alla prossima. Da Fabio, ciao, un bacio.